Ciao chiacchieroni, benvenuti o bentornati sul canale. Anche oggi sono qui per parlarvi di una delle mie ultime letture che ho fatto a causa, tra virgolette, della tesi. Sto parlando, come sicuramente avete visto dal titolo, di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. La vita di Virginia ha influenzato tantissimo le sue opere letterarie, sia di narrativa che di saggistica. Il suo stile di scrittura, le sue tematiche si rifanno tantissimo a ciò che lei ha vissuto. In questo caso, in questo video, vi parlerò di un suo saggio, ma su Chiacchiere Letterarie abbiamo già parlato di Virginia Woolf, in particolare ne ha parlato Yelenia con la recensione di Gital Faro, uno dei romanzi appunto di questa autrice. Se siete curiosi di sapere qualcosa in più e volete approfondire quindi anche la parte che riguarda i romanzi, vi lascio qui sotto la recensione che ha fatto Yelenia, così potete andare a leggere anche quella. La vita di Virginia è stata davvero molto difficile, in particolare la sua adolescenza. Lei è nata a Londra il 25 gennaio del 1882. E ad appena 13 anni perse la madre. Dopo questa morte prematura, appena 2 anni dopo perse anche la sorella maggiore che aveva iniziato ad occuparsi della famiglia. E in questo periodo fu anche il periodo in cui incominciò a subire degli abusi da parte di due fratellastri, ossia i figli del primo matrimonio della madre. Tutto questo portò Virginia a soffrire di gravissime crisi nervose. Nel 1904, dopo la morte del padre, a tentare il suicidio per la prima volta. A questo punto si trasferisce a Bloomsbury, dove forma tra l'altro il primo circolo di intellettuali, il Bloomsbury Group, appunto. E contemporaneamente comincia anche a scrivere per il supplemento letterario del Times. Nel 1913 si sposa con Leonard Woolf e poco dopo pubblica il suo primo libro. Dopo questa pubblicazione però cade nuovamente in depressione e tenta per la seconda volta il suicidio. Per cercare di migliorare la sua salute psicologica, per cercare di alzarle l'umore, il marito decide di aprire insieme a lei una casa editrice che si chiamerà Hogarth Press. Questa casa editrice pubblicherà davvero grandissimi nomi. Infatti, oltre ai libri della stessa Virginia, vengono pubblicati anche i libri di Freud, Svevo, Joyce, insomma, nomi davvero molto importanti. Virginia, inoltre, è sempre stata una fervente attivista per i diritti delle donne, per la parità di diritti in generale. Fu in prima linea con le suffragette per il diritto al voto delle donne e questo interesse nei confronti della parità di diritti si riflette in molti suoi saggi. Una stanza tutta per sé, infatti, pubblicato nel 1929, parla della discriminazione del ruolo della donna, così come Le tre Guinee, pubblicato invece nel 1938, tratterà del tema del ruolo dominante dell'uomo nella società contemporanea. L'avanzare della guerra peggiorerà la situazione psicologica di Virginia. Nel 1941 non riuscirà più a sopportare tutto questo dolore e decide di suicidarsi buttandosi nel fiume Ouse. Prima di suicidarsi, però, lascerà una toccantissima lettera al marito che lei reputa la persona più importante di tutta la sua vita. Se volete leggere questa lettera, ve la lascerò in un link qui sotto in descrizione. Ma adesso iniziamo a parlare un pochino più approfonditamente di questo libro. Una stanza tutta per sé è un saggio scritto nel 1929 che si occupa di raggruppare le tematiche che Virginia Woolf ha trattato in due seminari del 1928 in due college femminili di Cambridge. La tematica centrale doveva essere quella delle donne nel romanzo, ma Virginia Woolf decide di partire da questo tema principale per arrivare poi a una trattazione sulla discriminazione e sulle differenze tra i due sessi. Ho iniziato a leggere questo libro in realtà ascoltandolo. Ho infatti avuto la possibilità di ascoltare l'audiolibro letto da Manuela Mandracchia grazie ad Audible e l'ho trovato eccezionale. Credo che Manuela sia una lettrice perfetta per questo tipo di romanzo perché gli dà l'intonazione e la forza giusta. Ti porta con sé in questo viaggio e neanche ti accorgi delle ore che resti attaccato ad ascoltare l'audiolibro. Allo stesso tempo, però, quando ho avuto la possibilità di prendere in mano il saggio,
Mi sono resa conto che molte cose non le avevo comprese perfettamente, oppure che la mia testa non le aveva elaborate, perché in molti casi c'è bisogno delle note, ci sono alcune cose che non si conoscono e che magari nelle note vengono spiegate e questa spiegazione serve per capire il contesto della frase. Quindi, per quanto l'audiolibro sia stato assolutamente una lettura, un ascolto stupendo, mi rendo conto che senza il cartaceo, quindi senza poterlo leggere io in realtà, sarebbe stato davvero molto complicato riuscire a leggere questa storia. In particolare, io ho deciso di prendere questa edizione dell'Einaudi perché ha anche il testo inglese a fronte, cioè la parte inglese da una parte e la parte in italiano dall'altra, anche perché potrebbe essere una spinta in più per decidere di leggere in inglese. E come sapete, io è una cosa che desidero veramente tanto, ma sto ancora facendo pochissimo. Comunque, chiusa questa parentesi, ci sono delle note davvero molto molto interessanti perché spiegano cosa intendeva o a chi si riferiva e se non si ha un'ampia cultura letteraria dell'epoca, alcune cose può venire difficile comprenderle, capirle e quindi capire anche il contesto e il motivo per il quale sono citate. All'epoca in cui l'autrice ha scritto questo saggio, sicuramente la situazione delle donne, non solo per quanto riguarda il romanzo, era decisamente più precaria di quella di oggi. Virginia Woolf ha un pensiero estremamente paritario per quanto riguarda le donne nel romanzo. Non crede che gli uomini scrivano di più opere migliori, se vogliamo dire così, perché sono uomini, quanto perché ne hanno le possibilità. La tematica principale di queste conferenze sono la donna e il romanzo. Virginia Woolf decide però di partire da questa tematica per fare in maniera più approfondita un discorso che riguarda la discriminazione e le differenze che esistevano all'epoca tra i due sessi. In particolare, inizialmente si chiede come mai gli uomini pubblichino più opere rispetto agli uomini e perché queste opere sembrano anche qualitativamente superiori. A questo punto si rende conto che ci sono due motivazioni, diciamo così, principali. Una riguarda la questione monetaria, ossia il fatto che le donne, sino a un centinaio d'anni prima della scrittura di questo romanzo, non potessero avere dei soldi propri e quindi potersi gestire il tempo come volevano, non erano indipendenti, dovevano sempre richiedere l'aiuto e la presenza di qualcun altro. Allo stesso tempo, questa mancanza di denaro gli impediva anche l'avere una stanza tutta per sé, una stanza da poter dedicare al lavoro, da poter dedicare agli affari e in cui poter stare da sole. La questione monetaria si affaccia e abbraccia anche la questione letteraria. Infatti, lo scrivere romanzi non era un'attività adatta alle donne, non era un'attività che poteva apportare qualcosa, era anche un'attività poco remunerativa e Virginia Woolf fa un'osservazione molto pungente, secondo me estremamente azzeccata, dicendo che un'attività prende valore solo ed esclusivamente quando incomincia a essere interessante sotto il punto di vista monetario. Ed è una cosa che possiamo vedere anche oggi. Qualcosa diventa importante, diventa interessante quando attorno ci girano i soldi e più soldi ci girano attorno, più è interessante. E ancora oggi uno scrittore non è uno scrittore sino a quando non guadagna. Perché puoi aver pubblicato le opere migliori di questo mondo che se non vendi, buona parte della società ti definisce scrittore. Questa è una tematica che mi incuriosisce tantissimo in realtà e che mi piacerebbe approfondire. Quando una persona può essere definita scrittore? Quando gli altri la definiscono scrittore? Oppure lo diventa nel momento stesso in cui pubblica libri. Però a quel punto chiunque può pubblicare un libro e definirsi scrittore. Cosa vuol dire essere scrittori? Ok, questo non c'entrava niente. So che questa tematica, so che questo argomento in realtà è trattato soltanto secondariamente, però è uno di quei punti che a me ha colpito particolarmente. Mi piacerebbe dire che un libro scritto 90 anni fa che parla di discriminazione tra i generi non sia più così tanto attuale, ma sia interessante soltanto in quanto situato in quell'epoca. Purtroppo però ci sono alcune tematiche che sono tristemente ancora attuali, anche se sicuramente non ai livelli dell'epoca. Uno di questi è il genere letterario che viene solitamente associato a una scrittrice donna, ossia il romance. Le donne scrivono e leggono storie romantiche.
Perché sono così? Perché è così? È una tematica che per quanto oggi non sia più centrale e ci sono tantissime donne che scrivono di altro e tantissime donne che non leggono romance o non leggono solo ed esclusivamente romance, ancora è molto forte il pregiudizio che porta a pensare che le storie romantiche siano delle donne per le donne, come se un uomo non potesse voler leggere un libro romantico. Come se una donna non fosse interessata a scrivere qualcosa che parla di morte e distruzione, insomma. Un'altra tematica che io pensavo non fosse più così tanto attuale in realtà è quella del viaggio. Virginia Woolf a un certo punto prende in considerazione Shakespeare e ne inventa una sorella immaginaria perché ha sentito la frase del fatto che una donna non avrebbe mai potuto scrivere un'opera della qualità delle opere di Shakespeare. E allora Virginia Woolf prende in considerazione appunto Shakespeare e gli affianca una sorella. E immagina che questa sorella abbia la stessa personalità di Shakespeare. Come sarebbe andata se si fosse messa a viaggiare da sola all'epoca? Come sarebbe andata se avesse rifiutato un matrimonio, come sarebbe andata se si fosse trovata a cercare lavoro da sola in un teatro, in un qualsiasi altro ambiente? Sicuramente non sarebbe finita molto bene. A quel punto mi sono detta, beh, oggi non è sicuramente così. Poi, tipo il giorno dopo aver letto questa parte del saggio, tra le notizie di internet ho letto quello di una ragazza che viaggiando da sola stava facendo un viaggio dell'Europa da sola, è stata violentata e la colpa è stata data a lei perché è colpa sua che si era andata, che aveva deciso di viaggiare da sola. A quel punto mi sono resa conto che tristemente anche oggi le donne non possono viaggiare da sole, non tanto perché non possono proprio farlo, ma perché qualunque cosa gli possa succedere poi è colpa loro. O si devono aspettare, anzi, che gli succeda qualcosa, devono aver paura di farlo. E quindi mi sono resa conto che tristemente è una cosa estremamente attuale. Oltre a queste vengono tirate in ballo tantissime altre tematiche. Dalla questione monetaria si passa appunto allo spazio da dedicare, alla possibilità esperienziale che le donne hanno. E a quel punto, infatti, per concludere il discorso di prima riguardante Shakespeare, Virginia dice che no, effettivamente una donna dell'epoca non avrebbe mai potuto produrre ciò che ha prodotto Shakespeare, perché non ne avrebbe avuto la possibilità. Sono davvero tante le tematiche che questo libro prende in considerazione e credo che sia interessante leggerlo proprio perché non fa solo ed esclusivamente. Perché non dà solo ed esclusivamente uno sguardo alla cultura dell'epoca, ma ci fa riflettere anche su quello che è oggi essere uno scrittore, essere una scrittrice e voler produrre dei romanzi. Per concludere, vorrei un attimino approfondire la questione della stanza tutta per sé, perché per quanto Virginia Woolf abbia trattato questa tematica per quanto riguarda la scrittura, a mio parere una stanza tutta per sé non serve solo ed esclusivamente per poter scrivere dei buoni romanzi, per potersi dedicare alla scrittura, ma per potersi dedicare anche a se stessi. Avere una stanza in cui potersi esprimere liberamente, potersi prendere del tempo per stare con se stessi e dedicarsi alle proprie passioni, che poi possa essere la scrittura, possa essere la lettura, possa essere dipinto, possa essere qualunque cosa. Secondo me è molto importante perché ci stacca un attimo dalle continue richieste, le continue pressioni della società e ci permette di dialogare un po' con noi stessi e ripensare anche a noi stessi, pensare per esempio se ciò che stiamo facendo, la direzione che stiamo prendendo, dove stiamo andando, abbia realmente valore oppure se ci troviamo semplicemente incanalati in una direzione e non sappiamo più come fare per cambiare rotta. Una stanza tutta per sé, del tempo tutto per sé, sono due elementi estremamente importanti per poter ritrovare noi stessi, per poter essere noi stessi. Non è solo una questione di scrittura, appunto. Tu puoi scrivere dei buoni romanzi, quello
quando puoi parlare con te stesso, puoi lasciar fluire la tua creatività. La stanza tutta per sé, secondo me, ha un valore molto più ampio ed è una cosa che dovremmo pensare di ricavarci tutti quanti, cercarci un angolo di mondo che sia che sia solo nostro, in cui possiamo dedicarci tranquillamente a noi stessi senza dover stare continuamente ad ascoltare le richieste altrui. È un libro che mi ha creato non poche domande ed è uno di quei libri che sicuramente rileggerò perché hanno tanto da dire e una sola lettura sicuramente non basta per capirne tutto il significato. Non è una rilettura che farò sicuramente a breve perché mi piace pensare che rileggendolo fra 1 o 2 anni possa dirmi qualcosa di nuovo o magari possa farmi notare i miei cambiamenti, le mie crescite e anche magari gli obiettivi che sono riuscita a raggiungere grazie al fatto che posso dedicarmi a ciò che voglio, posso dedicarmi a me stessa e posso dedicarmi alle mie passioni. Io sono finalmente riuscita ad arrivare alla fine di questo lunghissimo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia interessato. Fatemi sapere se avete una stanza tutta per voi e se magari per voi non è così tanto importante un angolo di mondo in cui potervi dedicare solo ed esclusivamente a voi stessi, perché magari riuscite a farlo anche in mezzo alla gente. Io personalmente è una cosa che non riesco assolutamente a fare. Il silenzio, avere 4 mura che mi circondano mi dà molto molto relax e mi permette di concentrarmi meglio su me stessa. Per questo video comunque è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!